Don Luigi, hai iniziato più di 20 anni fa questa esperienza romena. Romena è una frazione di Prato Vecchio, provincia di Arezzo, e lì si trova una pieve del XII-XI secolo, se ricordo bene, e in questo luogo da tanti anni, ormai è diventato punto di riferimento per tante persone. Persone che cercano pane, affetto e casa. Sono tre parole chiave di questa esperienza che si fa a Romena. E in estate c'era loro organizzano molti corsi, fanno diverse attività. Un corso sulla leggerezza. Mi interessava questa parola. Volevo essere più leggero, ma non solo nei chili, ecco, dal punto di vista dietetico, ma questa parola mi incuriosiva. Per cui, insieme ad altri sacerdoti, a due sacerdoti, sono andato a Romena e abbiamo fatto un'esperienza molto bella, molto. E poi io ci sono ritornato con altri tre sacerdoti a novembre per partecipare a un corso di spiritualità offerto a sacerdoti religiosi e religiose. E dopo aver fatto quel corso, visto il convegno che stiamo vivendo era sull'ascolto, visto che noi celebriamo 25 anni di centri di ascolto Caritas, e allora ho detto: perché non invitare Don Luigi Verdi, Don Gigi, così come lo chiamiamo anche familiarmente, visto che lui ha un'esperienza di ascolto a 360 gradi. Credo che le sue giornate siano molto piene di ascolto, le sue settimane. È un sacerdote, dicevo, della provincia di Arezzo, della diocesi di Arezzo, di Fiesole, e con altri suoi collaboratori, tanti collaboratori, si organizzano corsi di spiritualità, ma lui soprattutto dedica la sua attività all'ascolto principalmente, e quindi noi lo ascolteremo per accogliere un'esperienza di vita. Prima abbiamo avuto la possibilità di ascoltare una meditazione, no? Su una lezione biblica sul brano della Cananea. Adesso ascoltiamo Don Gigi in quella che è la sua esperienza ormai ventennale, l'esperienza di ascolto fatta di incontri, di rapporti, di amicizie. Veramente io mi sono sentito a casa quando sono venuto da te, ma anche i miei confratelli, perché poi ne abbiamo parlato. E questo sentirsi a casa, ieri abbiamo celebrato la festa della Santa Famiglia. Io nell'omelia ho detto un pensiero: e chi non ha famiglia che fa? Si spara? Festa della Santa Famiglia. No, non si spara, perché la famiglia, al di là della famiglia naturale, io credo che si realizza lì dove degli sguardi si incontrano, lì dove si incontrano degli occhi, si incontrano delle persone, e quello sguardo si comunica. Quindi anche quello che ci ha detto Don Valerio, no? Lo sguardo, noi nello sguardo ci incontriamo, nello sguardo possiamo incontrare il Signore. Grazie Don Luigi, a te do la parola, ecco, ti ascoltiamo volentieri. Bene, cerco di far veloce e di dire poche cose essenziali. Io sono bello e cotto perché ho fatto da Firenze da stamani, poi un'ora qui, e mi veniva in mente l'idea di una frase di Gandhi: Dio cammina a piedi. E credo che sia vero. Dio cammina a piedi ed è per questo che riesce a vedere i dettagli, per questo riesce a incontrare la Cananea, per questo riesce a incontrare la Samaritana, l'emorroissa, quella donna che sanguina, quella donna a cui gli è morto un figlio. È solo per quello che Gesù riesce a incontrarli, perché cammina piano, lento. Noi, come si fa a ascoltare, come si fa a vedere i dettagli della vita se si vive come si vive? Vedete, questa donna è di un altro paese, di un'altra religione, eppure converte Gesù.
E allora spesso il nostro volontariato, noi pensiamo di essere di molto bravi, no? Quelli che dall'alto aiutano, e non ci si rende mai conto che sono gli altri che possono aiutare noi. A volte sono proprio loro, quel malato che incontri, quell'estracomunitario che accogli, che ti insegna tanto. È veramente imparare un altro modo di vedere, diverso. Questa donna che sembra dire a Gesù: tu non sei venuto solo per Israele, tu sei il pastore di tutto il dolore del mondo. Gesù non è solo Dio non è solo cristiano, e se la si smette di pensare così non si arriva a nulla. Dio è di tutti, Dio è l'aria che si respira. Vedete, gli Incas gli dicevano che erano dei panteisti, pensando che credessero a chissà quali dei. E invece, poverini, gli Incas, quando avevano nostalgia di Dio, davano un bacio al cielo. Non sapevano definire Dio. E allora io penso che questa donna che insegna a Gesù l'attenzione ai dettagli è molto bello. Forse è la cosa più importante. E allora cosa voglio dire? Che almeno oggi noi dovremo, vedete, trovare il minimo della compassione. Il problema di oggi è che non c'è nemmeno la compassione, che non c'è nemmeno il minimo di umanità, il minimo di sensibilità. Ci hanno ammazzato la sensibilità, ci hanno ucciso dentro la compassione. Guardate, è il minimo la compassione, è il minimo. Perché vi ricordate il buon samaritano? Cosa succede? Che praticamente vede questo mezzo morto per la strada, e la prima cosa che dice: ebbe compassione. Il minimo vuol dire che non tanto poverino, ma lui che soffre con lui. Secondo, lo prese su di sé. Il secondo grado dell'amore non è solo la compassione, che almeno quello speriamo ce l'abbiano un po' tutti, ma è prendere su di sé una persona. Il terzo grado d'amore, dice, lo portò all'albergo, vi ricordate, fino a che non fosse guarito. Fino a che punto si aiuta le persone? Fino a che non fanno con le sue gambe, fino a che non stanno in piedi. Ma il massimo dell'amore è mettersi da parte, vi ricordate? Non aspetta che uno gli vada a dire: grazie, mi hai salvato la vita, prende e va via. Ma almeno il minimo dell'amore, che è la compassione, il primo gradino, bisognerebbe averlo, il minimo di umanità. Qui il problema non è essere cristiani o no, è almeno essere umani. Si è perso il valore minimo, e vi ricordate il Papa a Strasburgo, su quanto ha puntato su almeno l'essere umano, almeno l'essere umano. Il resto sono tutte chiacchiere. Vedete, la vera sfida oggi è fra un umanesimo degradato e un cristianesimo autentico. E tutto questo rottame di cristianesimo alla buona non serve più a nulla, a nulla. Il problema serio è l'umanesimo degradato, pietoso. E davanti ci vorrebbe un cristianesimo autentico, come quello di Papa Francesco, ma autentico, non falso. È l'unica possibilità che abbiamo. E allora perché? Perché oggi viviamo in un tempo di una crisi profonda. Io non ne posso più di parlare di grandi valori, amore, giustizia, volontariato. Se non si capisce, un dove si campa. Prima bisogna vedere un dove si campa e poi si ragiona su grandi valori. Quello che vedo io in questo tempo, primo, che siamo tutti più soli e muti nel dolore. Quando parlo ai giovani gli dico: ma di cosa avete paura? E vi assicuro che l'80% di loro ha paura della solitudine. E io mi chiedo: ma com'è possibile? Tutti appiccicati, discoteche, pub, supermercati, con quelle cuffiettine di musica negli orecchi, come fa a sentirti solo? E avete visto che loro vanno a piccoli branchi di lupi, di 3 o 4, perché in 3 o 4 mi vedi, mi ascolti, si difendono da questa massa. Siamo tutti più soli dentro. Secondo, muti nel dolore. Guardate, la cosa più dura che ho dovuto fare nella vita è un funerale di un bambino di 13 anni che si è suicidato. Avevo fatto tanti funerali,
di ragazzi 18, 20, 22, qualcosa ci capivo, ma quando un bambino a 13 anni si ammazza, siamo la frutta, vuol dire che il dolore che oggi la gente ha dentro è muto. Le nostre case ormai sono un manicomio di gioco a nascondino, in cui non sai cosa pensi il tuo babbo, perché è triste la tua mamma e che sogni c'è il tuo figliolo. Ci si nasconde come si vuole e ormai c'è una solitudine dentro e un dolore che è muto e prima o poi scoppia. Secondo, è un tempo che ha ucciso la responsabilità. Vi ricordate Cogne, quella che ammazzò il figliolo, Carlasco, Perugia, la Puglia, da tutte le parti. Non vi sembra strano che non è stato nessuno? Ma uno che dica t'ho visto, c'ero anch'io. Questa vigliaccheria sempre di più di non prendersi responsabilità. Vedete, c'era Madre Teresa un giorno, arriva un giornalista e gli chiede: madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo? E lei, poverina, sta punendo un lebbroso, si gira e gli fa: signore, il che non funziona so io e lei, capite? Nella Bibbia non c'è mai la parola società che non vuol dire nulla. Ci so io e ci sei te. La responsabilità vuol dire io devo rispondere, devo smettere di fare il vigliacco e dare la colpa a tutto il mondo, no? La responsabilità, un'altra cosa fragile che abbiamo, sembra che nessuno se la voglia prendere. Terzo difetto, è un tempo che ha ucciso la consapevolezza. Vedete, consapevole vuol dire se voglio capire cos'è il fuoco, ci metto la mano un minuto e lo sento cosa vuol dire. Consapevole vuol dire vuoi capire cos'è la vita, la devi toccare. Oggi ragazzi è troppo virtuale, troppo virtuale, troppo televisivo, ma come fa a capire la vita se non la tocchi? Vi faccio un esempio: Abramo aveva due figlioli, Isacco e Ismaele. Vi ricordate Isacco, da cui nasce gli ebrei cristiani? Ismaele nasce musulmani, non si potevano vedere allora, figurati ora. Cioè è normale questa lotta fra cristiani e musulmani, perché la radice è balorda, quella lì. L'unica volta, poverini, che si rincontrano è quando muore Abramo e lo seppelliscono loro e si incontrano un attimo al pozzo Lakairoi, che vuol dire Dio ti guarda in faccia, per guardarsi negli occhi, e poi si riperdono. Ma Dio geniale gli fa: Abramo, prendi tuo figlio, vai sul Monte Mori e ammazzalo. Io mi chiedevo, ma come fa Dio a chiedere a un babbo di ammazzare un figliolo? Perché glielo chiede? Io credo che glielo chiede perché Abramo era di Ur dei Caldei, un paesino di stupidini che ragionava ancora così, occhio per occhio, dente per dente, ammazzate nemici. Come poteva fare Dio a far capire ad Abramo, a tutti noi, discendenza ad Abramo, che non si deve ammazzare nessuno? Geniale Dio, tocca tuo figlio, toccalo. Poi lo capisci. Io ero a Roma e c'era una donnina che se in chiesa non ne potevo più, che ce l'aveva coi gay. Le solite frasi da idiota, no? I gay sono tutti malati. Io dopo un pochino non ne potevo più, lasciai perdere. L'anno dopo mi richiamano in questa parrocchia e le amiche fanno: sai, la signora ci ha litigato l'anno scorso, è 6 mesi che non si vede più, perché aveva scoperto che suo figliolo era gay, capite? Lei che faceva la moralista, la santina e la brava, quando ti tocchi il figliolo stai zitto. Io mi dà l'idea di una generazione, la nostra, in cui si tocca poco la vita. Io, guardate, agli incontri evito le domande, perché a volte domande da stupidi che non ne posso più, banali, buttate là, lo senti che non hanno toccato la vita, che hanno letto un librettino, e che te ne fai? Avete visto voi che chi c'ha un tumore o chi c'ha un figlio che è morto dice meno stupidaggini e le parole le misura? Mi dà l'idea di una generazione con poca consapevolezza. Quarto difetto, i ritmi. Si è sottovalutato che si vive da stupidi da 40 anni con dei ritmi folli, veloci e folli. Non siamo fatti per campare così. C'era Mallarmé, un poeta francese, che diceva: il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo, capite? Se il ritmo che vivi è più veloce del ritmo del cuore, o ti prende un infarto o non sei fatto per campare così. Ma lo vedete che la gente è tutta di fuori, che non ce la fa più fisicamente, mentalmente, perché un po' avete 200 messaggi nel giorno, 2000 immagini negli occhi, 3000 parole negli orecchi, 5 cose da fare in mezz'ora, vai di fuori.
Ma quello che c'è di peggio, che questi ritmi vi uccidono la percezione, capite? Il sesto senso, la cosa più bella che ci avete è la percezione. Io ho un contadino lì vicino alla Pieve, alla chiesa, che non crede in Dio, gliene frega nulla, però arriva, vede tutta questa massa di gente la domenica alla messa, lui sta alla panchina, guarda le scarpe, ascolta discorsi, guarda come si muove le persone, poi passo io e mi fa: Gigi, quello non capisce nulla, e ci dà. Perché un contadino non fa pregiudicare, capite? Osserva, guarda. Io mi chiedo: ma come fa oggi un babbo e una mamma a vedere se tuo figlio è felice, è triste, ti prende in giro, se ti arrivi a pezzi la sera, il corpo qui, la testa da un'altra parte, l'anima non si sa dov'è, ma come farà a sentirlo? È normale che non lo senti. E c'era una donnina, è venuta a piangere un'ora, io ridevo un'ora, ho cominciato a dire: oddio, ho scoperto che il mio marito è 2 anni mi tradisce, pianti, pianti, pianti. E io ridevo, ridevo, ridevo. Ma perché ridevo? Perché non ne posso più, non ne posso più di pensare che non te ne accorgi, capite? Perché vuol dire che non ascolti più gli odori, che non guardi più negli occhi, che non guardi più come uno si muove, perché se uno fa una stupidaggine lo vedi che è imbarazzato. Ci hanno ammazzato la percezione, la cosa più bella che ci dovremmo avere. E per far volontariato la cosa più bella è la percezione. Non sono le chiacchiere, non sono la volontà, è l'intuizione, la percezione. E avere un amore delicato e rispettoso, che conta molto di più. Quinto difetto. Il problema è questo squilibrio fra sogni e vita. I sogni sono sempre più alti, utopia, non luoghi, e la realtà è sempre più pietosa. Io, vedete, lo dico sempre ai giovani, la cosa che mi fa più dolore è veramente la tristezza dei giovani di oggi. Da cosa si vede se uno è felice? Facile. Dalla luce degli occhi. La luce degli occhi non ti frega. E c'hanno gli occhi troppo poco luminosi. Hanno sempre quegli occhi pieni di sfida, di rabbia, di lotta. Non sai dove guardano davvero. Hanno gli occhi luminosi solo quando sono innamorati, quando c'hanno una passione bella dentro. Ma è troppo poco per l'età che hanno. Perché? Perché oggi gli fanno nascere un sogno, glielo fanno mangiare di corsa, gliene danno un altro. Gli fanno nascere un bisogno, glielo fanno divorare, gliene danno un altro. Ma come faranno a essere felici? Guardate che l'unico modo per essere felici è che un sogno divenga vita. Basta. Se no non campi, non ce la puoi fare. E allora io penso che l'ultimo punto, il sesto, negativo di questo tempo, è la volontà. C'è una volontà debole. Vi ricordate, c'è un paralitico che va da Gesù e gli dice: Gesù, guariscimi. E Gesù meraviglioso gli fa: oh, vuoi guarire? Se vuoi guarire, alzati e cammina, vai. Geniale. Vedete, una delle cose più stupide che si è fatto noi preti, gli insegnanti, i genitori, i catechisti, tutti, verso i ragazzi, che si è voluto fare i maestri, troppo bravi, troppo sapienti, troppo intelligenti. La cosa più stupida che si è voluto dare risposte. Vedete, basta. Con questo metodo non serve più a nulla. Anche il catechismo, no? Chi è Dio, l'essere perfettissimo, creatore. Ma cosa vuol dire? Ma chi emoziona? C'è bisogno di un altro metodo, che è quello di abitare le domande. Capite? Anche voi non potete fare il maestri verso uno che soffre. Dovete abitare il loro dolore, altrimenti non servite a nulla. Non serve a nulla fare l'elemosina, non serve a nulla farlo dall'alto, serve stare lì con loro, abitare le domande. Vedete, io ho un grande gruppo, purtroppo, di un centinaio di genitori che ha perso i figli, che sono morti, e loro, poverini, vengono con domande crude: Dio, dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, mi manchi di più, da dove ricomincio? Io non posso dargli una risposta idiota, come ho sentito un prete una volta: sai, il tuo bambino era più buono ad un altro, Dio l'ha voluto in paradiso con sé. Ma sta zitto, stai zitto,
Non si può offendere il dolore della gente, capite? È oro il dolore della gente. Penso che bisogna abitare le domande. Per esempio, una delle cose peggiori che si è fatto è che non si è insegnato a questi ragazzi a faticare. Si è spianato la strada a tutti, si è fatto noi per loro, non gli si è insegnato a faticare. E se sono rimbambiti è solo per quello. C'è una bellissima canzone di Fabrizio De André: sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Quando è che esce il sangue dal naso? Quando fa uno sforzo, capite? E senza fatica non raggiunge un sogno. E attenti che l'amore fino a un certo punto fa crescere un figlio. Quando lo amate troppo, lo rimbambite. Chi l'ha detto che l'amore va sempre bene? Ma verso chiunque, verso la tua donna, il tuo uomo, perché se ami il tuo uomo troppo, ti tradisce, tranquillo, semplicemente perché si accomoda, capite? Si adagia. E verso chiunque, l'amore vero è dargli nei termini degli altri quello che serve perché uno si muova. L'obiettivo è che uno cammini, che uno si alzi. Anche il buon samaritano, come vi ho detto prima, fino a che non cammina e poi ti metti da parte. Quindi è quello che voglio dire, che abbiamo un tempo in cui noi si è sottovalutato, si sta parlando di grandi valori, ma rendiamoci conto come si campa da 40 anni. Che se siamo tutti più cinici, più egoisti, ci sarà un motivo. Se ci siamo persi, ci sarà un motivo. Io per esempio l'anno scorso mi sono messo a rileggere Nietzsche. Visto che la Chiesa parlava male di Nietzsche, ho detto, se ne parla male, qualcosa di buono c'è di sicuro. Andiamo a vedere che dice. E lui, sapete, il nichilismo, il nulla, ok. Ma lui è geniale perché muore nel Novecento e prevede le conseguenze del nichilismo. Sentite, geniale. Ci saranno quattro conseguenze. Primo, la stanchezza. Vedete, io non vedo persone più cattive di 20 anni fa. Vedo persone stressate, sfinite, stanche, pigiate. Secondo, la solitudine, ve l'ho detto. Sentite, la terza cosa geniale, dirà Nietzsche, faremo tutti fatica a trovare un luogo dove ci si senti a casa. Geniale. Ma lo vedete, si impazzisce tutti perché non si sa trovare un posto dove ci sentiamo a casa. Vedete, sentirsi a casa, diceva il mio babbo, ma anche tu vuoi? Quattro mura, un pezzo di pane, loro, per loro pensavano che basta quello per sentirsi a casa. No, sentirmi a casa vuol dire un luogo dove uno mi guarda e mi guarda davvero, dove uno mi ascolta e mi ascolta davvero, dove se faccio una stupidaggine mi perdona e mi perdona davvero, un posto dove posso avere una faccia sola. Ma dove si trova oggi un posto così? E guardate, ognuno di noi, da un bambino a un vecchio, sa tutti bisogno di tre cose. Da uno extracomunitario, come un malato, chiunque, sa bisogno tutti di tre cose, fino al Papa. Un pezzo di pane, un po' d'affetto e di sentirci a casa da qualche parte. E anche se i vostri figli non trovano almeno questo, impazziscono, perché è il minimo per tutti. Ma vi chiedete perché i vostri figli vanno a cercare o l'amica del cuore o l'amico di cuore? Perché almeno con l'amica del cuore, almeno con lei, mi guarda, mi ascolta, mi perdona, c'è una faccia sola, mi sente a casa da qualche parte. E dirà alla fine Nietzsche, il quarto difetto, le conseguenza, saremo avvelenati dal veleno dell'antico serpente. Geniale. Vedete, distinguete le persone dal male. Le persone non sono male, c'è un veleno che gira. Vedete, le persone non sono più cattive di prima, siamo tutti avvelenati. Io lo vedo, tutti più nervosi, tutti più cattivi, più prepotenti, più acidi, più duri. E allora, per chiudere, io penso che si può parlare anche di grandi valori, l'ascolto, tutto, tutto. Però prima, secondo me, ragazzi, bisogna vedere dove siamo, qual è il motivo vero. Ma l'avete visto quanti industriali al nord si sono ammazzati? Ma perché? Perché la forza di una persona non è se cade, ma se sa rialzarsi.
ma è una generazione che ci ha stroncato le gambe a tutti. Perché se una generazione intera, cioè la chiesa, la politica, la scuola, genitori, figli, le persone le rendi sole dentro, mute nel dolore, gli uccidi la responsabilità, la volontà, la consapevolezza, gli dà dei ritmi da manicomio. Ma lo vedete, siamo tutti disarmati, senza forza. Allora io provo a tirar fuori una soluzione, una via. Soprattutto per voi che cercate di fare del volontariato. Perché secondo me non si può dare se uno non c'ha. Se in me non c'è pace, io non vi do pace, capite? Se in me non c'è un po' d'ordine, non ve lo do. Se non, in me non c'è amore, non arriva. E allora vi chiederei tre cose minime su cui dovreste ricominciare tutti. Come atteggiamento tuo interiore, il primo è la libertà. Ragazzi, ci hanno fatto credere, siamo la generazione più libera della storia, mai come oggi siamo liberi, che ci hanno fregato, spero l'avete capito, no? Che siamo la generazione più schiava che non c'è mai stata nella storia, penso si possa capire, perché prima le catene le vedevi, ora non le vedi. Perché l'inganno è fra la libertà esteriore e interiore, perché è verissimo che voi fate che vi pare, pensate che vi pare, viaggiate dove vi pare, ma lo vedete che dipendete da tutto, da se mi alzo bene, se mi alzo male, dai primo che mi tratta male, mi distrugge la giornata, dai giudizio ad un superiore o ad un altro, da quello che va di moda, sempre da oppure ho avuto una ferita dai miei babbo, la devo far pagare a tutto il mondo, ma dov'è la libertà dentro? Guardate, io amo Gesù perché è il più forte di tutti, Gesù è troppo avanti, è l'unico che non si è fatto comprare da nessuno. Né dai soldi, né dal potere, né dall'ambizione, nemmeno dalle emozioni. Vi ricordate la Maddalena lo può trattenere e gli dice lasciami libero? Ma chi di noi si è fatto comprare? Da un po' di soldi, potere, ambizione, emozioni. Ma dov'è che siamo liberi? Guardate, la parola idolo, vi ricordate che Dio è sempre arrabbiato con gli idoli nell'Antico Testamento? Lo sapete cosa vuol dire la parola idolo in ebraico? Letteralmente vuol dire colui che ti compra. Sentite bello, Dio si arrabbia con chi vi compra. Io spero la libertà, se in voce libertà veramente il vostro volontariato è un'altra cosa, perché vuol dire che non vi fate comprare da nulla, né sentimenti, né compassioni inutili, né prepotenze, né egoismi, liberi. Secondo regalo, il perdono. Vedete, io ho un'idea che se uno non sa perdonare il suo passato è inutile vada a fare il prete, fa peggio che meglio. O è inutile vada a fare il volontariato, fa peggio che meglio. Prima devi far pace con le tue ferite e poi se ne parla. Io quando vado in Italia a giro e vedo qualche prete prepotente con la gente, gli dico, senti, va a fatti curare. E poi se ne parla, e poi si riparte. Perché Dio è misericordia, è compassione. Non puoi, perché magari hai odiato il tuo babbo da piccino, venire a farla pagare a tutto il mondo. Vi dico io come ho fatto a perdonare il mio babbo, per capire che perdono intendo. Io odiavo il mio babbo, perché lui picchiava, gridava e beveva. L'ho sopportato un po' e poi non ne potevo più. I passaggi che ho dovuto fare per perdonarlo sono tre. Primo, capire. Lui è in un monte, mi dice, viveva lì, il primo di cinque fratellini, era morto suo babbo, lui aveva solo 10 anni, ha dovuto lui fare il babbo a 4 fratellini e dargli un pezzo di pane. Quando me l'ha detto, ho detto, poverino, cosa poteva fare? È normale avesse l'istinto di urlare. Allora, la prima cosa che dovreste fare, se odiate qualcosa o qualcuno, è capire, va bene? Ma attenti, capire non vuol dire giustificare, va bene? Se uno è stupido, punto. Non giustificate nessuno, né tuo babbo, né la tua mamma, né il tuo figliolo, nessuno. Ma capire sì. Secondo, non odiarlo. Vedete, io ho un istinto molto violento che parte dallo stomaco, più che dalle spalle e dai muscoli. Il mio istinto violento parte da qui, perché io ho il sangue di mio babbo, come voi avete il sangue di vostro padre, di vostra madre. Vedete, io è una vita che lotto con me,
per tirar fuori battute, ironia, tenerezza, calma, perché la lotta vera non è con chi vi ha fatto male, la lotta vera è con voi per non diventare come loro. C'era un corso, una ragazza gli chiese: cosa ha preso dalla mamma? No, non ho preso nulla, no, io sono tutta diversa, brava, brava. Dopo un mese arriva la mamma, spiccicate uguali, perché se odi qualcuno diventi uguale, è proprio stupido odiare. L'ultimo passaggio, non basta capire, non basta non farsi avvelenare. Il terzo più duro, il mio babbo è morto 5 anni fa, lui ha preso un ictus 2 mesi prima di morire, io ho preso il fuoco di Sant'Antonio 2 giorni dopo, il massimo dello stress. Sono stato nella chiesa a piangere tutta la notte e a trattare con Dio. Io non ho mai chiesto un miracolo a Dio, non glielo chiedete, tanto fai che gli pare, non sta dietro a voi. Perché Dio, noi non siamo meglio di una pianta, capite? Che prima o poi dà frutto. Il nostro senso prima di morire è dare frutto. E se lì per lì non ti fa quel miracolo veloce, sa lui dove portarti, capito? Fidati. Ma una delle cose che si può fare con Dio è trattare con lui. Vi ricordate Sodoma, che Dio cambia idea? Io ho detto: Dio, fai che ti pare, se è l'ora che deve morire, ok, ma dammi qualche giorno. Glielo dissi arrabbiato: dammi qualche giorno, non me lo porta via così. Sentivo mancava un passaggio al perdono. E 2 giorni prima che morisse mio babbo, buttai fuori tutti i miei fratelli dalla camera, da solo davanti a lui piangendo, gli ho detto: grazie babbo perché mi hai picchiato, grazie perché gridavi se si apre una bottiglia di spumante io ancora mi tappo gli orecchi, grazie perché la mattina al primo rumore fuori schizzo e mi sveglio, perché lui per anni veniva a svegliarmi prendendomi le basette, me le tirava e rideva, come però ho capito faceva con i cavalli nel bosco d'estate, no? Quando dormiva con loro per tirarli su. Vedete, per lui era una gentilezza: dai figlio mio, sveglia. A me arrivava violenza. Guardate che le persone non sono tutte cattive. Le persone ci amano con l'unico modo che conoscono. E se nessuno gli ha insegnato un altro modo, ci hanno quello. Questo non vuol dire giustificarle, ma bisogna capirle. Io ho detto grazie, babbo, perché se non fossi stato così, io non sarei questo prete di oggi, capite? Il perdono che vi chiedo non è quella stupidaggine, ho avuto una ferita, ci metto una pietra sopra, faccio la mia vita, non serve a nulla. Il perdono serio è capire, con tanta fatica, non odiare, non farsi appiccicare il veleno. Terzo, arrivare un giorno e dire grazie. Lo dico sempre ai separati: se non capisci perché il tuo uomo ti ha lasciato, se non smetti di odiarlo, se non arrivi un giorno a dire grazie che mi ha lasciato, ho patito come un cane, ora sono diventato un'altra persona. Questa la farà pagare all'uomo dopo, a figlioli dopo. Il problema dei separati non è tanto che si separano, ma che spesso non hanno fatto pace con quella ferita di prima, e quella dopo diventa un macello come quella di prima, perché ci scaricano tutto il veleno. L'ultima cosa, chiudo, quello che vi chiederei, oltre alla libertà interiore, oltre al perdono, perché se in voi non c'è pace, voi porterete alla gente tutta la vostra rabbia, tutte le vostre paure. Se invece avete pace in voi, gli porterete pace. E vi ricordate, Gesù dice: quando entri in una casa, la prima parola che devi dire è pace a voi. Quindi il primo volontariato non è mettersi lì a fare un servizio agitati o prepotenti, ma fa sentire a casa una persona, un sorriso, un guardarlo negli occhi. E l'ultima cosa, la forza della debolezza. Vedete, Gesù dice una cosa bella: la vostra debolezza è la vostra forza. Noi invece abbiamo costruito strutture, palazzi, organizzazioni di tutti i tipi. Vedete, io che il mondo abbia paura della debolezza lo posso anche capire, ma che la Chiesa abbia paura della debolezza mi sembra proprio stupidino, no? Cioè, che abbia paura se c'è meno fede nel mondo, che abbia paura di tante difficoltà, mi sembra troppo debole. Perché o ti fidi di Dio? No, perché è un'altra logica, non è quella del mondo.
E allora io amo la forza della debolezza. Vi dico come è nata la mia fraternità. Io ho fatto il prete 7 anni, poi sono andato in crisi, per fortuna, sono andato via 1 anno, ho preso lo zaino, sono andato via, sono tornato. Dopo 1 anno che ho fatto 3 mesi in Bolivia da campesino, 3 mesi nel deserto, sulla via di Charles de Foucault, sono tornato e ho preso proprio una canonica diroccata, ho cominciato. Ma la crisi vera l'ho avuta il mese prima di tornare a fare il prete. Perché ho detto, non posso tornare a fare il bravo, vi dico come si passa una crisi, se non capivo io il nocciolo della mia. E i 2 motivi veri della mia crisi erano la timidezza. Io sono timido da morire. Infatti avete sentito che in genere quando parlo pigio. E perché i timidi o aggrediscono, scappano, va bene? I timidi non riescono a tenere 1 minuto lo sguardo fisso su di te. Secondo, queste mani, vedete, ho questi diti tutti tagliati, ho la gamba più corta, una strettoia alla caviglia, perché la mia mamma aveva preso una medicina quando era incinta, il talidomil, una medicina che in quei 2 anni, 58-60, che le donne incinte prendevano questa medicina per i dolori, tanti bambini senza braccia e gambe. A me mi è andata benino. Ma io sono stata una vita piena di paure, pieno di vergogna. Da bambino mi buttavano sulla riva col costumino e poi tutti si giravano, ridevano, prendevano in giro, si giravano, ridevano, prendevano in giro. Poi ho detto non ne posso più, nell'adolescenza mi sono messo i calzettoni anche in spiaggia, poi arrivavo alla riva, me li toglievo, li rimettevo. Ho nascosto queste mani di continuo, questi occhi impauriti di continuo. E poi ho detto, ora basta, trovai un salmo, la pietra scartata è diventata la pietra angolare. Mi sono detto, ma perché i miei punti deboli non può diventare il meglio di me? Ci avete mai pensato se avete avuto una famiglia povera, una famiglia in cui ti è morto qualcuno, un dolore vero nella vita, ci avete mai pensato invece di maledirlo, di usarlo? Guardate che i grandi della storia sono quelli che gli è andata male un pezzo di vita e invece di farla pagare a tutti, l'hanno usata. Ma vi ripeto, il problema di oggi è che non ci hanno insegnato a faticare, che siamo troppo vigliacchi. Vedete, a me mi colpisce tanto che i bambini, fino a che non stanno in piedi, s'alzano, batteranno 2000 volte in terra, ma si rialzano. Noi si acquista la mentalità adulta che basta 3 cadute, 3 fallimenti e ci si arrende. Se i bambini facessero così non camminerebbero, rimarrebbero sempre in terra. E allora io penso che c'è bisogno di una volontà più alta da parte di tutti noi. E spesso, per dirvi come ho tolto la timidezza, io sono stato 1 anno intero a guardare fisso negli occhi, 1 anno. Non 1 settimana, 1 mese che non serve a nulla, 1 anno. Tremavo come le foglie, diventavo rosso come il fuoco. Da dentro mi gridava passi da stupido, ti ridano tutti dietro e non scappavo, perché la paura è come un cane, più scappi e più ti morde e la paura va affrontata. E secondo, avevo tutti i diti appiccicati, libero solo il pollice. La maestra mi dava un foglino il doppio di quelli piccoli. Ho cominciato a dipingere, quando passerete di là lo vedrete, a dipingere, a creare con queste mani. Se devo dire il meglio di me, sono queste mani e i miei occhi. Il peggio che avevo io è diventato il meglio che ho. Quindi io credo che la fiducia è proprio nella nostra debolezza, più che nelle nostre strutture. La tua debolezza diventerà la tua forza. Forse ci crediamo troppo poco a questo. E concludo davvero pensando che nella Bibbia alla fine Dio, quando ama, fa dei gesti molto umani, e noi quando si ama facciamo dei gesti molto divini. Avete visto che in tutta la Bibbia Dio, quando ama, fa gesti molto umani, molto delicati, e noi quando si riesce ad amare davvero si fa gesti molto divini. Sembra proprio che sia lì che ci possiamo incontrare.
Vi vorrei ricordare che l'amore è concreto, io non ne posso più di questa parola generica, amore, amore, basta. Guardate, ci sono alcune parole come amore, amicizia, vita e Dio, che prima di dirle bisognerebbe impastassele bene in bocca. Lo sapete perché? Perché non si possono possedere. Io non posso possedere Dio, non posso possedere l'amore che mi sfugge di continuo. Ragazzi, l'amore è concreto. Vedete, una delle cose che non si fa più, almeno da su da noi, è ripulire il corpo di un morto. Si chiamano le pompe funebri, fanno tutto loro, te lo lavano, te lo vestono, e tutti i parenti a piagnucolare, oddio, poverino, è troppo dolore, non posso vedere. Ragazzi, ma cosa c'è di più alto, di più tenero che ripulire il corpo di un morto? Ma cosa c'è di più? E come la Maddalena, vi ricordate, con quel profumo di puro nardo, 300 denari, si potrebbe darlo ai poveri? No! Gesù dice no. E la fa ungere il suo corpo. Vi ricordo che è l'ultimo gesto di tenerezza prima che Gesù muoia, va bene? Poi entra a Gerusalemme, gli osanna falsi, tutti alla schiaffi, sputi, abbandoni, l'ultima tenerezza. Non so se avete avuto la fortuna di stare vicino a chi sta per morire. Avete visto che alla fine non si può fare più nulla. Si può solo dare un goccio d'acqua nella bocca, si può solo dargli una carezza, tenergli la mano, gli puoi solo addolcire la morte. Ragazzi, ma cosa c'è di più alto che ripulire il corpo di un morto? Cosa c'è di più alto che addolcire la morte di chi sta per morire? E se ci pensate, sono due gesti di amore che non servono a nulla, capite? Perché che li fai o no, non è che gli cambia la vita, capite? È proprio quando non serve a nulla che l'amore è il più alto, proprio quando è gratuito che è la cosa più grande. Finisco qui. Vorrei solo, almeno si va a mangiare, si scioglie tutto, e sull'ascolto vorrei darvi come una benedizione molto anche laica e aperta, e poi possa la via crescere con voi, possa il vento essere alle vostre spalle, possa il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della felicità. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le persone che Dio vi affida tutti i giorni intorno a voi con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Grazie. Thank you.